Saliamo sull'altipiano della Vigolana per raccontarvi la storia di Lorenzo, che ha scelto l'orticoltura. Beh, intanto Lorenzo, noi siamo curiosi qui all'ombra della Vigolana di conoscere il motivo, i motivi di questa scelta. Allora, Verde Vegetale è un'azienda che nasce nel 2016 dalla mia passione della natura e dagli insegnamenti soprattutto di mio nonno Corrado. Nasce da un'esigenza personale di autonomia e di crearmi un futuro da me. Beh, quindi una scelta di indipendenza anche, no? E di libertà, potremmo dire. Tu sei un orticoltore professionale. Sì. E ti vediamo qui al lavoro con la famiglia. E cosa coltivi in particolare? Coltiviamo circa 35 tipologie di ortaggio diverse, dalle più semplici insalate ai pomodori, zucchine, melanzane, di tutto. Tutto quello che riguarda l'orticoltura lo trovate da Verde Vegetale. Vediamo in campagna perché la famiglia è stata coinvolta, papà Franco, mamma Cristina, Giulia che è la sorella, vediamo anche la nonna Gina nella cantina che viene dedicata in una casa a nonno Corrado. E tutto questo ha trovato il consenso, posso dire così, degli acquirenti? Certo, ha trovato il consenso e i clienti sono molto soddisfatti del prodotto che ricevono. E inoltre è bello il rapporto che si crea tra me e i singoli privati, famiglie e ristoratori che sia, perché si instaura proprio un rapporto quasi d'amicizia, insomma, con il cliente. E ci si può prendere i 5 minuti per scambiare due parole, per scambiarsi una ricetta, scambiarsi un consiglio, quindi si instaura un bel rapporto anche con il cliente. Un rapporto diretto che avviene qui nella cantina, dove vediamo che con Giulia stai preparando le cassette per i singoli clienti, ma poi va avanti questo rapporto anche nel mercato in piazza e in tante altre occasioni. Esattamente, facciamo il mercato contadino settimanale in piazza Vigolo Vattaro e proponiamo ai clienti la consegna a domicilio, che è molto sfruttata, e appunto facciamo la vendita presso la sede, la nostra cantina, e su richiesta anche la vendita direttamente sul campo. Una novità è rappresentata dai trasformati, che hanno, so, una funzione di prolungare, ecco, una sorta di prolungamento della stagione, quindi anche delle possibilità di vendita. Esatto, da quest'anno abbiamo iniziato a trasformare alcuni prodotti, soprattutto l'esubero di prodotti che abbiamo, in modo da non buttare via niente, questa è un po' la nostra filosofia. Quindi trasformiamo il pomodoro in passata, le zucchine in pesto di zucchine o zucchine in agrodolce, e sottogli e prodotti vari. Questo ci permette di garantirci altre due mensilità lavorative, in quanto qui sull'altopiano della Vigolana le temperature non ci permettono di lavorare l'inverno o oltre il mese di novembre. E ovviamente possiamo dire, Lorenzo, che quei due mesi in più valgono anche per l'acquirente, no? Diciamo, perché può beneficiare di tutto questo. Esattamente, può beneficiare di trasformati di qualità, di prodotto che comunque è locale, proviene dall'altopiano della Vigolana, è stato trasformato da produttori della zona e quindi sicuramente è un beneficio per il cliente. Come sempre l'agricoltura è anche sogno, non solo progetto imprenditoriale. Cosa c'è appunto nei tuoi sogni guardando al futuro? Nei miei sogni, nel cassetto, diciamo, per il futuro c'è sicuramente l'ampliamento dell'azienda, e l'ampliamento di questo ramo della trasformazione, e mi piacerebbe molto aprire uno o chi lo sa più punti vendita. Ecco, queste sono le mie aspettative per il futuro.
Abbiamo visto la storia di Lorenzo e il tema che vorremmo in qualche modo approfondire è quello dei giovani e dell'agricoltura. Se c'è una speranza in questo tempo è proprio quella dell'agricoltura dal punto di vista occupazionale, anche della creatività professionale che sta in questo settore e naturalmente degli sviluppi che possono esserci in questo settore. Nereo Pedersoli, amico giornalista che ci segue da tempo, da te Nereo vorrei un commento, ecco, guardando a questa esperienza, ma più in generale alla grande speranza chiamata giovani e agricoltura. È la grande scommessa di coltivare il futuro, coltivare un futuro basato su un concetto molto semplice. I giovani diventano sempre più importanti in un settore che è a rischio d'estinzione in termini di età, se vogliamo dire, ma giovani che sono sempre più protagonisti, ma sono anche imprenditori di se stessi, non sono più legati semplicemente alla terra, ma sono legati e coltivati, si potrebbe dire, a un concetto di futuro molto legato alla tecnologia. Non a caso si dice che una volta si usava solo la zappa, adesso si passa dalla zappa al mouse. Però, diciamo così, qui si fa anche fatica, la terra è sempre bassa, come lo era una volta. La terra è sempre bassa e molto spesso si dimentica. I giovani che lavorano in agricoltura non devono essere visti come degli hobbisti, non è un hobby coltivare la terra. La terra è fatta di fatica e i giovani devono avere anche delle giuste remunerazioni, cioè bisogna riuscire a far capire che si deve pagare quello che offrono e hanno l'intelligenza e anche, se vogliamo, una giusta follia per farlo in maniera diversa.